Mr. Rosalind Pike apre la porta. Si guarda intorno. Un alito di vento fa frusciare la sua ampia gonna a righe fucsie e viola. Il saloon sembra vuoto. In un angolo un pianoforte a manovella suona solitario il suo brano stonato. L'ambiente è illuminato da lanterne a gas e le fiammelle proiettano ombre danzanti sulle pareti. Nulla si muove. Testo Miss Rosalind Pike. Entriamo! Miss Rosalind compie un passo avanti e punta l'ombrellino mitragliatore. Coco e Alfonso Bernati la seguono e, appena varcata la porta, si aprono a ventaglio. Le pistole spianate, pronte ad abbattere qualsiasi minaccia spunti dal nulla. Ma non succede niente. Alfonso solleva gli occhialoni da saldatore e si toglie il cappello a tuba e si gratta il cranio calvo. Estrae l'orologio a cipolla dal panciotto e lo consulta. Testo, Alfonso Bernati. Non ci credo, vaccarana! Coco ripone la pistola nella fondina fissata alla gamba destra e si passa le mani nella folta chioma crespa, tenuta a bada da un nastrino verde smeraldo. Testo, Coco. Niente, ci ha fregato, Lucia! Testo, Miss Rosalind Pike. Non può essere Miri. Il video di RF parlava chiaro. Deve essere qui. Coco salta con agilità sopra uno dei tavoli, facendo cadere a terra una carta da gioco. Testo, Alfonso Bernati. Che carta è? Lucia, tu la vedi? Zuma! Miss Rosalind Pike si avvicina. Testo, Miss Rosalind Pike. Raga, l'asso di picche! Testo, Alfonso Bernati. Vaccarana, vaccarana, rana vacca! Coco salta giù dal tavolo e il terzetto si riunisce al centro della sala, spalla contro spalla, in attesa. Le armi sono di nuovo puntate. L'ombrellino mitragliatore ondeggia impercettibilmente, sottolineando il respiro pesante di Rosalind, di Miss Rosalind. Il pianoforte smette di suonare. Il balcone del bar ruota su se stesso e sparisce nel pavimento, sostituito da un pannello punteggiato di mille luci colorate e pulsanti di luci lottone, ingranaggi, leve, maniglie. Chi vi ha autorizzato a entrare? Lucia, sei pronta? Dobbiamo partire? Non adesso, mamma, non adesso, 5 minuti! L'uomo spuntato dal nulla ha un aspetto spaventoso. Il suo viso è coperto per metà da una piastra di ottone sulla quale, all'altezza dell'occhio, si apre una finestrella che ricorda l'oblò di una nave. Dietro al vetro una luce rossa brilla fiammeggiante. È alto più di 2 metri e brandisce una sega a motore. È Oswald McSawyer. Testo, Alfonso Bernati. Che faccio, sparo? Chi vi ha autorizzato a entrare nella mia sala di controllo? Lucia, se non arrivi subito giuro che ti lascio qui. Testo, Miss Rosalind Pike. Raga, problemi dall'oltretomba. Testo, Coco. Non ora, Lu. Testo, Alfonso Bernati. Non ci puoi mollare adesso. Oswald McSawyer fa un passo avanti verso il terzetto. Aziona la motosega e la punta minaccioso. Nessuno può entrare nella mia sala di controllo. Lucia! Arrivo! Queste erano le prime pagine di Io sono Jay, un libro che ho scritto e che parla di è un'avventura che si svolge a metà strada sul confine tra il mondo reale e il mondo virtuale. Come avete sentito, comincia all'interno di un videogioco, ma poi la voce della mamma di una delle protagoniste interviene e ci fa uscire dal videogioco e entrare nel mondo reale. È un libro che parla appunto di videogiochi, che parla di YouTube, che parla di canali social, ma in realtà è una specie di giallo che si trasforma in un'avventura strada facendo. Spero che vogliate partecipare a questo concorso, perché in palio, cioè non solo, ma insieme ai diversi premi ci saranno anche 2 copie di Io sono Jay autografate dall'autore, cioè da me. Buon divertimento con il concorso e in bocca al lupo e vinca il più talentuoso, il più fantasioso. Vinca. Ciao ragazzi.